comunque anche questa sera mi aspetto una gara tipo quella di San Siro, dove la Juve agirà in contropiede. Poi stasera c'è anche Chiesa insieme a Ken, due velocisti. Sono d'accordo a Vlahovic inserirlo in panchina, non tanto per il discorso di Firenze, di una situazione di squadra passata, ma proprio perché in questo momento Vlahovic non sta bene e lo si è visto anche nell'ultima gara. Dunque, coppia d'attacco secondo me corretta. Cronaca Massimo. Rugani per Bremer, Bremer con un passaggio efficace per il pallone largo da Kostic che buca Bello! l'intervento, ora buca l'intervento, Miretti sul primo palo, Miretti sul primo palo, Miretti sul primo palo, ma che errore della Fiorentina! Clamoroso da parte di Parisi che buca l'intervento regalando a Kostic la possibilità di mettere dentro questo Ne basta pallone uno, sul ne primo basta palo. uno. Ci però. Fiorentina, Madonna, Fiorentina. Al limite dell'area, Barak per Arthur, largo da Nico Gonzalez, al limite dell'area, entra in area Nico tira! Gonzalez, No! tiro in porta. Caramella, gli ho tirato. Questo è stato un Strozzato passaggio tiro. Praticamente, da qui la conclusione, qua poteva fare meglio, aveva la palla sul sinistro, conclusione Poteva molto fare debole, meglio, altro che. centrale. Praticamente sulla linea causando un'occasione potenziale Io per la capisco Fiorentina. che tu vuoi gestire i risultati, sono anche d'accordo, però siamo troppo in sofferenza in Cioè, questo momento. Gatti ha Non puoi fatto. stare così schiacciato. Gatti ha Gatti? fatto una cosa da dilettanti allo Tanto sbaraglio. Parisi che la palla ti va sulla Cioè, mano. lui nel proteggere si è accorto che non poteva più farlo. Cosa fa? Tocca la palla e la butta in mezzo alla propria area di rigore. Ma Sì. ragazzi, ma è una roba che proprio non devi E fare. ogni tanto lui ha dei momenti proprio di blackout totale. Oh. Esattamente, salterà la prossima, non esattamente un big match, ma punizione per la Fiorentina. Attenzione, Biraghi! Oh! Szczęsny, miracolo! Ti ho detto. Supera la barriera Biraghi, ma non supera il portiere della Juve. Piaciuta complessivamente la Juve, no, non è stata una Juve spettacolare, però molto cinica. Si sono viste poco anche le due punte, poco servite per la Sì, verità. dal punto di vista pragmatico posso essere soddisfatto del risultato. Secondo me, però, stiamo rischiando un po' troppo, perché comunque la Fiorentina, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, dove non ha particolarmente spinto con la sua costruzione, però è andata 3-4 volte vicino al gol e siamo stati anche un pochino fortunati. Io capisco che devi gestire il risultato, ormai mi sto abituando piano piano, è stato difficile, però ci sto provando, però non è che può andare sempre bene, cioè Szczęsny ha fatto due grandi parate, poi l'ultimo colpo di testa è andato fuori di poco, hanno Sul sbagliato calcio d'angolo, sul calcio allora. da sì, però E la grande parata su punizione, io sto parlando di Ma c'è azioni. stato anche un tiro da fuori Sì, ma area aveva un tiro che avrebbe clamoroso. anche potuto fare Beh, però, tranquillamente Antonio allora, ho capito. Mettiamola così, scusami, Però a questo punto finisco. anche la Juve No, ma non scusami. insieme, non Aspetta, insieme, non mettiamola insieme, così allora. Pavese. Visto che comunque hai schierato due velocisti, mi aspettavo che la Juve ripartisse con quella caratteristica che stasera hanno questi due attaccanti e facesse un attimino più male. Ecco, se vogliamo proprio metterla così, però siamo in vantaggio. Oh, parata di Parisi, Terracciano! levalo! Ma ragazzi, ma Parisi che cosa ci sta a fare Mandalo ancora in via! campo? Ma per chi gioca? Errore clamoroso di Parisi che entra nel pallone, serve Chiesa al limite dell'area, Mamma mia, tu per questo tu che. quasi con Terracciano gli spara contro. E protesta pure, stai zitto! È Tanchino. buona, è buona! Pallone buono per Milik che può correre verso la porta. Milik al centro c'è Vlahovic! Non ci credo. Ma allora ma fai bene a metterlo in panchina. Fuori gioco, Questi dai. schiavi! Cioè, ma come si fa? Guarda, lascia stare fuori gioco, l'ha lisciata! Clamorosamente! È pazzesco Allora, l'errore che ha fatto! Milik. Kenny può andare sul fondo, McKennie cross al centro di testa! Ci arriva Terracciano! L'occasione più pericolosa del secondo tempo, Dava alla fuori, fine, è della Juve. Secondo Partita si me giocherà fino al finita, finita. 96. Dai, 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 Arriva adesso il fischio finale. La Juve col gol di Miretti vince il Franchi. Senza giocare a pallone, portiamo a casa la partita. È